siamo all'Officina dell'Arte a Piacenza in via Alberoni, oggi inaugurazione di Backstage, mostra fotografica dell'evento teatrale Summer. Adesso andiamo a incontrare Francesca Salotti, l'autrice, e alcune delle protagoniste. Entriamo. Siamo qui con Laura Mutti, la fotografa di questa mostra Backstage dell'evento teatrale Summer, e con l'Officina dell'Arte della loro rappresentante. Due domande a Laura. Allora, da quando è nata la tua passione per la fotografia? È una passione che ho da tantissimi anni. E adesso abbiamo una mostra, no? Insomma. No, va bene. Senti, ma volevo chiedere, questa mostra è nata da una chiacchierata con Francesca? Sì, mi ha contattato Francesca, che ci conosciamo da diversi anni, e mi ha parlato di questo suo spettacolo, mi ha proposto di fare delle foto durante il backstage, e ho accettato volentieri perché penso che sia una bella testimonianza, sì, anche di come nasce poi alla fine un lavoro, no, teatrale, molto bello. Sì. E bianco e nero? È la tua passione? È una decisione? Sì, mi piace molto il bianco e nero, però anche perché sono foto che rispecchiano di più, viste in bianco e nero che a colori. È più impattante, cioè sì, meglio. Benissimo, Laura, ti ringrazio. E adesso passiamo la voce alle rappresentanti qua dell'Officina dell'Arte. Dite i vostri nomi. Maria Teresa. Giuliana. Ok. Orgogliosissime di presentare questa mostra. È la prima della stagione, quindi poi ce ne saranno tante altre. La nostra è un'associazione culturale, quindi senza scopo di lucro, e diamo anche eventualmente l'opportunità a chi, parlando di artisti in generale, non è capace di, diciamo, presentarsi. Quindi è un posto questo un pochino, insomma, un po' più alla mano insomma, per farsi conoscere. E in particolare Backstage, questa, fino a quando ci sarà qui da voi e anche orari? E gli orari. Allora, noi siamo aperti da martedì a sabato, il pomeriggio, dalle 16 alle 18.45. Se volete venire a vedere, questi sono gli orari. Quindi domani, sabato, ci assolutamente, siete, e ci poi siamo, da martedì. Poi martedì. Perfetto, quindi mi raccomando, guarda che bella parterre di donne che ci sono, vi aiutiamo. Grazie. Evento Summer, seconda puntata, un percorso per arrivare a questo evento teatrale del 23 settembre a Piacenza al Teatro President. Ieri sera abbiamo incontrato qualche protagonista, i due coprotagonisti, e Francesca ci ha lasciato un po' sulle spine, ci ha detto domani vi dirò altro, quindi oggi gli diciamo, entriamo un po' di più in quello che è Summer, quello che è stato, che ti ha portato a questo evento teatrale. Sì, oggi parlo un po' della trama senza fare tanti spoiler, però devo dire che ho visto questo film che si chiama Un sapore di ruggine e ossa, che è il sapore del sangue. È un film francese di qualche anno fa, in cui c'è una donna che fa l'addestratrice di orche in un parco acquatico, che in seguito a un incidente in piscina rimane invalida. E grazie all'amore proprio che nasce dalla relazione con quest'uomo, lei riesce anche a superare questo suo deficit e la sua disabilità. Questo, diciamo, che è un tema che io solitamente, è un tema a me vicino, in quanto anche nel mio libro parlo di come superare il dolore, e le risposte che ho dato nel romanzo e che ho dato anche in questo testo teatrale sono un po' le stesse, ossia grazie ai legami che si creano con amicizia o sentimenti. E in particolare in Summer invece c'è un altro tema, che è quello del perdono, però questo poi si vedrà solo in scena. Esatto, brava, non diciamo troppo. Insomma, ti ha parlato ieri del fatto che si parlerà di relazioni. Sì, relazioni. E infatti, allora, questo è stato il punto di partenza, perché io amo le orche, questo film mi è piaciuto moltissimo, però è solo uno spunto, naturalmente, perché
quando le ragazze hanno aderito a questo progetto, naturalmente io ho fatto una cosa molto su misura, cioè ho cucito su ognuna di loro il loro ruolo. Ci sono ruoli più comici e ruoli più drammatici. C'era chi ci teneva magari a esporsi di più, chi un po' più timido. Allora ho fatto proprio tutta una storia legata a questo centro dove queste donne si trovano ognuna con un dolore diverso. E poi ci sono anche le addette a questo centro, la psicologa, chi fa terapia, l'infermiera. E quindi ho creato questa cosa che ovviamente nel film non esiste. Quindi lo spunto è stato solo questa storia d'amore. Che c'è anche in Summer, ed è appunto fra Mike e Alice che abbiamo intervistato, avete intervistato ieri, e quindi questa è stata la costruzione. Ci sono momenti intensi, ma anche molti momenti comici. Come ho già detto ieri, è comunque uno spettacolo molto colorato, pieno di musica, canzoni, musica dal vivo anche, e anche canzoni dal vivo. E quindi diciamo che questi temi forti, di questi vari dolori, diciamo, che possono avere queste donne del centro, però è tutto stemperato in una chiave un po' leggera, ma di una leggerezza che non è la positività, superficialità, la leggerezza consapevole di Calvino, se posso citare un tipo di questa è una cosa che ho richiamato nel mio romanzo, cioè questo tipo di leggerezza, come anche STMS è stato così, lo spettacolo tratto dal libro, perché io penso che la chiave, diciamo, per leggere anche vicende drammatiche sia proprio questa, perché altrimenti lo spettatore si appesantisce. E parlando di ragazze, queste sono un gruppo di ragazze, ricordiamo chi sono queste ragazze, le Wonder Girls, sì, le Wonder Girls, da Wonder, da Meraviglia, perché sono alcune di loro, quasi tutte hanno partecipato a una o due sfilate nel 2018-2019, che appunto si chiamano Tu sei Meraviglia, il nome della sfilata. Poi a queste si sono aggiunte altre due persone, che sono Elena, la coprotagonista, e Marcela, che sarà intervistata oggi. Sì, perché oggi noi siamo qui all'Officina dell'Arte a Piacenza, in via Alberoni, la seconda tappa per promuovere questo evento, ma non solo, perché qui abbiamo tutto un lavoro fotografico fatto da Laura Mutti, che poi lo presenterà, che sarà qui all'Officina dell'Arte per voi, per vederlo fino al 14 di settembre. Quindi noi siamo in questa sede perché qui c'è un'altra tappa di questo che ha portato a questo spettacolo. Sì, ho avuto questa idea di fare una mostra fotografica del backstage e ho affidato appunto questo compito a Laura, che ha svolto egregiamente, perché come potranno poi vedere chi visiterà questa mostra, c'è è molto accolto, momenti, dettagli molto intensi, insomma. Perfetto, adesso le incontriamo. Sì. Cosa dici? Chi chiamiamo per prima? Io chi viene qua? Con chiamerei Irene. Eccoci qua, Irene. Allora, partiamo dal tuo personaggio. Chi è il tuo personaggio in allora, Summer? Io nel Summer sono Erin, è una infermiera che faccio il mio lavoro già da parecchi anni. Mm-hmm. Cerco di essere di aiuto, no? Aiuto per il prossimo. Okay. Un'esperienza di parecchi anni mi ha insegnato che è meglio aiutare che essere aiutata. Perfetto. E nella tua vita reale chi sei? Nella mia vita raccontaci reale. Una cosa di te, qualcosa. Allora, mi chiamo Irene, vengo da lontano, ma comunque parecchi anni che vivo a Piacenza, faccio la pensionata, faccio la nonna e faccio anche parecchio volontariato, che ognuno può arricchirsi di questa attività, aiuta gli altri che Dio ti aiuta. Perché come tuo personaggio, insomma, aiuti gli altri. Sì. Questa esperienza di questo evento teatrale, di tu che ti metti in gioco, com'è stata?
Allora, io ho fatto la sfilata con la Francesca, che dobbiamo ringraziare perché ci mette a nostro agio. Lei ha trovato il personaggio giusto per me, perché non volevo espormi troppo. Okay. E io spero che quando verrà trasmesso il teatro, che le persone gradiranno. E tu sei emozionata per questo evento? Sì, sì, molto. Bene, bene, ci sta, insomma, come sì, tutti gli attori prima sì, del debutto. Sì, perché prima esperienza, perciò un po' di esitazione. Quindi se fai la nonna avrà anche la tua nipotina. Penso. Che ti farà per te. Penso. Benissimo. Grazie mille. Grazie a te. Grazie a Francesca. Ciao. Buongiorno. Allora, il tuo personaggio, chi sei in sala? Io sono Camelia, faccio la psicologa. Uh-huh. Lavoro in questo centro da 2 anni, vengo da lontano, ho trovato lavoro e qui voglio aiutare questi donne che sono in difficoltà psicologiche. E ho trovato delle colleghe che mi trovo bene con loro e insieme facciamo un bel lavoro. Quindi un ruolo che ti piace, insomma, sì, quello che sì, ti ha dato Francesca, e ti ha deciso sì, insieme poi, in realtà. Sì, 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 sì. Mentre nella vita, così, tu, chi sei, diciamo? Parlaci un attimo, dici qualcosa, cosa fai? Io non sono di Piacenza, sono straniera e abito qui a Piacenza da 13 anni. E sono mamma, nonna e lavoro. E lavori, quindi insomma sei diventata un po' piacentina. Com'è stata questa esperienza in questo evento e con Francesca a questo punto? Perché anche tu la conosci da un po', immagino. Sì, sì. È un'esperienza indescrivibile per me. Penso che per tutti. Cioè, non me lo aspettavo, non sapevo se sarò in grado a recitare io in un teatro. Certo. E per me è una cosa che non riesco a esprimermi. Quindi ce l'hai fatta, sei contenta del tuo risultato, insomma, di esserti così esprimere in un modo che magari prima non avresti pensato. No, ho tirato fuori da me tanta paura, tante insicurezze, certo, con l'aiuto di Francesca. Assolutamente. E per cui io ringrazio molto la Francesca perché mi ha aiutato a superare un po' di cose ed è stata molto, molto brava con noi a fare questo lavoro. A mettervi tutti insieme e a portarvi fino a questo punto. Ti ringrazio, Marcella. Chi abbiamo adesso? Abbiamo Ilenia, che è la moglie di Margot, chi è questo personaggio in Summer? Allora, Margot è un'insegnante di musicoterapia, è una persona abbastanza particolare, bella frizzante, un po' pazzerella, che cerca insomma di dedicarsi a queste ragazze, ad aiutarle in modi diversi, a cercare di esprimere le proprie emozioni e di aiutarle comunque nei loro periodi più bui, diciamo. Quindi questo personaggio ti ha permesso di tirar fuori un po' qualcosa di bizzarro? Sì, sì, che poi si avvicina molto anche a me come persona, è un lato mio, diciamo, sì, mi piace. Tu invece nella tua vita di tutti i giorni? Allora, che bella domanda! Ma così, ma due cose, proprio giusto per raccontarlo. Allora, io, vabbè, sono mamma di un bambino di 10 anni, ho il mio lavoro, i miei hobby, diciamo che sono un'anima abbastanza inquieta, ho sempre bisogno di stimoli nuovi, sì, insomma, per cercare di sentirmi, mettermi sempre in gioco. E Francesca mi coinvolge sempre ogni anno in qualcosa di diverso e ci troviamo molto bene a fare queste cose, ci fa stare bene, insomma. E questa esperienza proprio di Summer, parlava ieri Francesca e mi diceva che è stato un lavoro duro ma molto piacevole che vi ha un po' unito, sei d'accordo? Sì, sì, devo dire che ci ha unito molto perché già ci conoscevamo, perché comunque chi va a fare la terapia insieme a qualcun altro, insomma, ci conoscevamo già in sezione, però questo ci ha permesso di, insomma, di legare di più, di conoscerci meglio, di... Perché teatro uno esprime le emozioni. Sì, assolutamente, sì. Uno ti vede anche un po'... Sì, abbiamo, sono riuscita a vedere altri lati che di loro che non conoscevo.
Quindi ognuno, sì, sì. Quindi adesso dobbiamo invitarli, adesso richiamo Francesca, invitarli a vedere questo spettacolo insieme a queste fantastiche protagoniste, 23 di settembre al Teatro President, i biglietti, venite qua tutti. Allora intanto parliamo dei biglietti, sono già in vendita, li trovano a Bar Raffaele di Via Manfredi 65 di Piacenza e alla caffetteria di Via Chiapponi. Sì. Quindi chi va lì entra, intanto che beve un caffè può chiedere un biglietto. I biglietti che verranno venduti, il ricavato andrà all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Piacenza, esatto, per il progetto AFA. Ecco, un progetto importante, se vuoi dirci due cose. Ma è un progetto relativo all'attività fisica assistita, mm-hmm. È un progetto nuovo che deve partire, quindi sarà finanziato proprio da questo spettacolo, quindi ci teniamo tanto che venga tanta gente proprio anche per finanziare questo, solo per vedere il bellissimo lavoro che hanno fatto loro, ma per finanziare questo progetto che coinvolge persone con SM di vari gradi di disabilità. Perfetto, qui invece parliamo dell'Officina dell'Arte e del luogo dove siamo oggi, a Piacenza in via Alberoni. Tra pochissimo l'inaugurazione, dalle 5:30, insomma potete venire, quindi chi guardando venga, ma la mostra rimarrà aperta fino, ricordiamolo, al 14 di settembre. Quindi potranno vedere i lavori di Laura Monti, ricordiamo anche il nome della fotografa. E poi rimandiamo alla conferenza stampa che ci sarà il 18, in cui insomma vi ricorderemo l'appuntamento, evento teatrale, ridiciamolo, 23 settembre al Teatro Preside alle ore 21. Grazie, vi aspettiamo. Grazie.